Grazie. Fate un applauso a questa squadra perché vi aspetta un lavoro non da poco. E soprattutto il successo del lavoro non dipenderà solo da loro, da coloro che sono quassù, ma dipenderà anche e soprattutto da voi, dal vostro aiuto, dal vostro ascolto, dalle vostre proposte, dalle vostre critiche, se saranno necessarie. Ci saranno momenti bellissimi e ci saranno, come in ogni famiglia, in ogni comunità, in ogni azienda, anche momenti di discussione. Quindi è importante tenere annodati i fili di questi splendidi mesi. Io mi porto dietro ovviamente non tutto, però alcune immagini, dall'abbraccio all'Ulivo di Sant'Emiliano, a Bovara, frazione di Trevi, ormai sono abbastanza, potrei fare la guida Michelin o il Trip Advisor dell'Umbria, segnalando locali, locande, bar, ristoranti, esercizi commerciali. L'importante è tenere vivo questo entusiasmo che in questa terra non si vedeva da una marea di gente. Io in ufficio tanti ricordi, tanti regali, usciti da case di Umbri che mi emozionavano, qualche anello, qualche collanina, qualche quadretto, qualche fotografia, qualche libro, qualche fiore. E quindi prendere qualcosa che fa parte della propria vita e darla in mano a un mezzo sconosciuto in cui riponi fiducia vuol dire che è tornata la voglia, la speranza, l'amicizia. Non curiamoci di loro, degli altri, quindi lasciamo che la sinistra si lecchi le ferite che dureranno non 5 ma almeno 10 anni, si devono rassegnare.